Ben ritrovati a nome dell'Orchestra Sinfonica Rossini, del suo sovrintendente Saul Salucci e del direttore artistico Daniele Agiman. Il nostro itinerario prosegue in compagnia del primo nome di compositore che vi viene in mente. Infatti, se giocassimo a categoria nome, probabilmente a rock and roll risponderemmo Elvis Presley, a Dolomiti il nome del loro re, il Monte Antelao, e a musica classica non so se esistano statistiche in merito, ma di certo ai primi posti ci sarebbe lui, Wolfgang Amadeus Mozart. E a Mozart dedichiamo l'intera puntata di Tracce per la sua presenza nel cartellone estivo della Rossini. Ma a dire il vero, nel mondo sono davvero poche le stagioni concertistiche che non abbiano inserito nei propri cartelloni almeno un brano, un omaggio ai capolavori mozartiani. E in questa stagione 2020-2021 l'occasione per un omaggio particolare si è presentata con il 250° anniversario del passaggio nelle nostre Marche di Mozart, capitato sulle strade della nostra meravigliosa regione durante uno dei tantissimi viaggi che costellarono tutta la sua vita. Un compositore con la valigia in mano, potremmo definirlo, che già da bambino comincia a girare l'Europa col padre Leopold, il quale cerca di scambiare il precoce talento del piccolo Amadè con sonanti monete di corti e teatri. Ma per questi racconti, in cui si intrecciano storia, geografia, musica e vita dei compositori, non potrebbe essere più preziosa e gradita la presenza del referente musicologico della Rossini. Ben ritrovata, Maria Chiara Mazzi. Buongiorno a voi. Va bene girare l'Europa come bambino prodigio, ma una volta tornati a Salisburgo e soprattutto una volta entrati nel vortice del lavoro musicale, Wolfgang deve ampliare i propri orizzonti e deve iniziare a fare il compositore sul serio. E in questo caso è indispensabile proprio un secondo viaggio. Questa volta in Italia, dove più o meno a lungo tutti i musicisti che vogliono farsi un nome devono passare, intanto perché non sei musicista se non scrivi melodrammi. E dove altro ci si può perfezionare in questo genere, se non laddove la macchina organizzativa e produttiva del genere non conosce uguali? Perfezionarsi nel genere significa anche ottenere commissioni da qualche impresario d'opera e quindi entrare da protagonisti e non solo da apprendisti nel mondo musicale italiano. Anche in questo caso l'obiettivo del padre, col quale 14enne Wolfgang intraprende il viaggio nel 1770, è di ottenere per il figlio un posto di maestro di cappella presso una delle tante corti della penisola, perché l'ambiente della città natale non è più tanto favorevole. Infine, altro importante obiettivo di quel viaggio è venire direttamente in contatto con lo stile italiano, non solo quello teatrale, ma anche quello severo ecclesiastico, ottenendo la patente di accademico filarmonico di Bologna e quello strumentale, che percorreva sia nel genere da camera che in quello sinfonico propri itinerari, differenti da quelli dei celebri maestri dell'Europa centrale. Mozart può così aggiornare la propria scrittura sinfonica, come dimostra la Sinfonia numero 15, nella quale abbandona definitivamente l'antico stile galante e utilizza nei quattro movimenti una nuova intensità di scrittura, senza abbandonare quella disarmante piacevolezza e quella leggerezza che non smette ancora oggi di affascinarci. E sarà proprio la Sinfonia numero 15 di Mozart, la K124 in Sol maggiore, a risuonare sul sagrato dell'eremo di Monte Giove. A Monte Giove l'Orchestra Rossini organizza la stagione estiva Tracce, che quest'anno si compone di 4 concerti. Dall'omaggio all'opera lirica, col Trovatore Verdiano in formato smart, ideato e diretto da Noris Borgogelli, alla spiritualità del repertorio degli U2, in un concerto che vedrà impegnata la solista Clarissa Vichi, accompagnata da band e ottoni dell'orchestra e dai testi di Padre Natale Brescianini, monaco camaldolese dell'Eremo e caro amico della Orchestra Rossini.
E poi un concerto per chitarra solista e orchestra d'archi e appunto la serata dedicata al genio in viaggio Mozart il 15 luglio alle ore 21:15. In programma tre brani del Salisburghese, la Sinfonia 15 di cui parlava Chiara e due concerti per strumento solista e orchestra. Tornano a trovarci nelle vesti di solisti i due fratelli Stefano e Francesco Parrino, che la Rossini ha avuto il piacere di ospitare nello stesso ruolo in occasione del concerto di Capodanno 2021, trasmesso solo in streaming per motivi legati all'emergenza sanitaria. E di questi due fratelli, uno flautista e l'altro violinista, anziché raccontare il lunghissimo curriculum nel quale si trovano orchestre, compositori, città e registrazioni di livello internazionale, vorrei sottolinearne la curiosità. Una parola che contiene la radice della cura, quindi della passione, dell'instancabile sete di ampliare il proprio bagaglio culturale, tecnico, strumentale. La curiosità che da sempre è scintilla per il fuoco della fantasia e della creatività. E così torniamo a parlare di uno dei maggiori curiosi tra i compositori della storia. E la curiosità di Mozart di conoscere la musica d'Europa trova proprio nel suo instancabile viaggiare la completa realizzazione. Siamo nel 1773. Negli ultimi tre anni i Mozart, Wolfgang e Leopold non hanno fatto che andare e venire dall'Italia. Wolfgang ha infatti ottenuto commissioni per alcuni melodrammi celebrativi e deve tornare più volte a Milano per seguirne l'esecuzione. Falliti tutti i tentativi però di trovare una collocazione fuori dalla città natale, è a Salisburgo che Wolfgang deve tornare per riprendere il suo posto di Concertmeister presso la corte e adattarsi alla routine. A Salisburgo poi il buon arcivescovo Sigismondo III è morto e con Hieronymus von Colloredo la musica è davvero cambiata. Così gli tocca un lavoro frenetico e preparare sinfonie, messe, serenate, insomma moltissima musica d'occasione per gli eventi più svariati, ma anche alcuni concerti, come i 5 per violino, gli unici del suo catalogo dedicati a questo strumento, evidentemente legati al suo incarico in orchestra. Se i primi quattro si legano ancora allo stile del divertimento con violino principale di marca italiana, il quinto è invece molto particolare. Beh, intanto per le ampie proporzioni e poi per le sue trovate musicali. A cominciare dal primo tempo, dove il solista, quando inizia a suonare, sembra un attore che recita la parte di un'altra commedia. Per finire con l'ultimo tempo, un tranquillo e galante minuetto, come si conviene all'educazione musicale del tempo, se non fosse che improvvisamente accade l'imprevedibile e tutto si trasforma in una carnevalata con una folla di figure variopinte che organizzano addirittura l'invasione dei turchi in scena. Alle spalle dei due solisti, il 15 luglio ritroviamo l'orchestra Rossini guidata dal suo direttore artistico, il maestro Daniele Agiman. Ma come è formato l'organico di un'orchestra, cioè quali strumenti compongono di volta in volta il coro orchestrale? Quell'insieme di musicisti che imbraccia strumenti in parte simili, in parte diversi, in parte quasi contrapposti, come solo un tamburo e un'arpa sembrano essere? Il tema, come immaginerete, è molto ampio, ma vorrei darvi uno spunto di osservazione. Ad esempio, in tutti e tre i brani che compongono il programma del 15 luglio, l'organico prevede gli archi, quindi violini, viole, violoncelli e contrabbasso, e due coppie di fiati, oboi e corni. Degli oboi può essere indicativo ricordare l'origine del nome. I francesi lo chiamarono hautbois, oboe, cioè legno alto, come alto può essere il suo suono più alto di quello degli altri strumenti a fiato costruiti di legno. Un timbro caratteristico e penetrante al quale i compositori di ogni epoca hanno affidato intense melodie d'amore e messaggi in musica a doppia sottolineatura. Ma è sicuramente ai corni che va la palma di strumento più versatile dell'orchestra, con una radice in antenati utilizzati tanto per riti religiosi quanto per richiami di caccia e di guerra. E in orchestra qualcuno lo chiama lo strumento anfibio, perché è un po' squillante come gli altri strumenti costruiti in ottone e un po' melodico e sognante come i vicini di posto costruiti in legno. Uno strumento il cui suono può parimenti evocare atmosfere oniriche e far balzare sulla sedia con uno squillo trionfale. E anche questa è la magia dell'orchestra, un fascino al quale non ha certo resistito la feconda fantasia di quel Mozart che ritroviamo ventenne a Salisburgo. Eh sì,
A poco meno di 20 anni, per Mozart il ritorno a Salisburgo dopo i viaggi italiani è solamente un piano B, un'alternativa alla quale non può rinunciare. Tuttavia, il lavoro a corte è intollerabile. Così, dopo qualche anno, nel settembre 1777, il nostro dà le dimissioni dall'orchestra dell'arcivescovo e riparte per un tour europeo alla ricerca di nuove opportunità. Si ferma 4 mesi a Mannheim, dove spera di ottenere un incarico presso la celebre Orchestra dei Generali. Ma qui, nonostante alcune importanti raccomandazioni, non ottiene il successo sperato e gli tocca scrivere musica per ambienti dilettanti, come i concerti per flauto, su cui il compositore lavora controvoglia. Così controvoglia che, ad esempio, per il concerto in re maggiore decide di riciclare un precedente concerto per oboe, cosa davvero poco gradita al committente, il quale, accortosi di avere ricevuto un lavoro di seconda mano, pagherà al musicista solo la metà del compenso pattuito. Così, nella primavera del 1778, Mozart è costretto a ripartire nuovamente, ma verso Parigi. Parigi era stato uno dei luoghi dove da piccolo Wolfgang aveva suscitato lo stupore dei potenti. E per questo, memore di quell'entusiasmo, il musicista vi si dirige pieno di speranze. Ma ormai ha la fama di ribelle illuminista, e in quel luogo e in quel momento non è una cosa facile da far digerire. Scrive musica su commissione dei nobili dilettanti. Da qualche lezione, ma non riesce ad adattarsi a insegnare a giovinette riottose che non hanno alcuna voglia di imparare. «Sono un compositore», scrive in una celebre lettera, «e non posso sprecare il mio tempo e il mio talento dietro a queste persone». Come abbiamo capito, a Parigi non è più aria. Così il nostro musicista decide di ripartire e torna mestamente a Salisburgo, dove nel frattempo il padre Leopold ha saggiamente negoziato con l'arcivescovo la sua riassunzione. Scendiamo dalla collina che ospita l'eremo di Montegiove, dove ancora risuonano le note dei concerti di Mozart, e torniamo a Fano e ai concerti del Symphony Pop Festival collocati nella Rocca Malatestiana. La terza data di questo cartellone è un evento speciale dedicato dall'orchestra al ricordo di un amico, Roberto Pedinotti, colonna portante del coro del Teatro della Fortuna di Fano. E perché non prendano il sopravvento la nostalgia che è dolore del mancato ritorno, credo sia bello pensare che tutto ciò che viene creato dalla nostra passione possa resistere al tempo che passa e in qualche modo possa anche sopravvivere a noi stessi. Se dovessi pensare a un simbolo del fare musica insieme tra amici, prima ancora che tra colleghi, non avrei dubbi e direi il coro. E chi ne ha avuto o ne ha esperienza ben lo sa. Chi non ha mai cantato in un coro si affretti a cominciare, perché è il metodo, il modo più immediato di sentirsi immersi in un gruppo e avvolti dalla musica, un'esperienza che può fare anche chi non ha alle spalle specifici studi musicali. Certo, per trasformare un gruppo di amici che cantano insieme in un coro di professionisti, come il coro del Teatro della Fortuna di Fano, non basta la passione, ci vogliono tecnica, studio e quotidiana cura, esattamente come accade per le carriere dei solisti e delle orchestre. Ma anche per questo credo sia particolarmente centrata l'idea di ricordare Roberto con le note che amava. Un'idea che ha messo insieme, in comunione di intenti, la sovrintendenza OSR, la moglie Cristina Zanotti, il coro e la fondazione del Teatro di Fano e tutti gli amici cantanti che saliranno quella sera sul palco. In programma uno dei capolavori della storia della musica, che non ha certo bisogno di presentazioni. Il Requiem in re minore, scritto nel 1791 da un Mozart ormai prossimo al tramonto. Noi sappiamo che questo è stato l'ultimo anno di vita di Mozart e quindi siamo portati ad assegnare a ogni composizione di quell'anno un valore ultimativo che sicuramente il nostro salisburghese non aveva intenzione di dargli. Se leggiamo i titoli di ciò che Wolfgang produce in quell'anno, ci rendiamo subito conto che solo un genio può affastellare in maniera così incredibile lavori di quel livello e di quel significato, e a quel punto dobbiamo davvero considerare Mozart quasi come una grande stazione ferroviaria di testa dove i treni provenienti da ogni parte terminano la loro corsa e ripartendo possono solo prendere un'altra direzione. Escludiamo lieder, danze e musiche occasionali che pure assommano a decine di pagine e citiamo solo 4 titoli per capire quali luoghi della ragione e dello spirito vengono raggiunti dal 35enne compositore. L'ultimo concerto per pianoforte, MK 565,
il flauto magico, dove l'antico Singspiel viene elevato a filosofia e dove umano e divino intrecciano connessioni inattese. La Clemenza di Tito, dove la trita opera metastasiana è travolta dallo stile sentimentale e dalla pietas illuminista e infine appunto il Requiem, scritto dietro commissione di un nobile viennese che voleva farlo passare per suo ad una commemorazione per la moglie defunta e che viene completato alla morte di Wolfgang da un suo amico Franz Xaversus Mayer, abile contrappuntista e celebre direttore a Vienna. Requiem, il cui incredibile destino compositivo dovuto alla morte dell'autore durante la composizione, ha favorito le troppe inusitate leggende sulla sua origine, ma che rimane in ogni caso uno dei capolavori di musica sacra dell'intero Settecento. Voglio sottolineare che il titolo del concerto dedicato a Roberto Pedinotti è Lux Perpetua, come luminoso vuole essere il ricordo del nostro amico. E giunti al termine di questa seconda puntata dedicata alla declinazione mozartiana delle tracce estive, mando anche a nome di Maria Chiara Mazzi un carissimo saluto a tutti voi, sperando di incontrarvi ai concerti dell'Orchestra Sinfonica Rossini, all'Eremo di Montegiove, alla Rocca Malatestiana di Fano e al Parco Miralfiore di Pesaro. A presto!